Tra le novità, ecco, ne ricordo due, un po' per semplificare. Una è che gli studenti organizzeranno nella prossima primavera, a Macerata quello che abbiamo chiamato il Festival dell'Università. Come è noto, gli studenti universitari fanno delle attività culturali in ogni università. Quindi anche questo è un altro elemento importante da valorizzare, cioè l'università è un luogo creativo. Allora noi abbiamo pensato che sarebbe interessante portare a Macerata tutte le migliori attività culturali che si fanno nelle università italiane, nel teatro, nella musica, nelle arti, nella letteratura. Quindi per una settimana Macerata potrebbe diventare il palcoscenico per questo tipo di manifestazioni culturali in Italia. Il secondo, diciamo più legato alla dimensione istituzionale dell'Ateneo, tra marzo e aprile presenterò un piano triennale per lo sviluppo della ricerca. Proprio perché ritengo che questo sia per noi assolutamente, strategico. Dentro quel piano ci saranno almeno due misure che mi limito soltanto qui ad accennare. Uno, un piano per dare la possibilità ai nostri giovani ricercatori di andare di tanto in tanto all'estero per insegnare e per fare ricerca per almeno un semestre, così come vorrei che dall'anno accademico prossimo, l'Ateneo istituisse sette cattedre di visiting professor per far venire a Macerata in ogni facoltà un docente che stia a Macerata per un semestre, che insegni e entri nel corpo accademico delle singole facoltà, proprio per dare questo segno. Il nostro futuro è la ricerca e l'internazionalizzazione.